Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friend, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura, benvenuti cari amici, oggi siamo di nuovo qui con voi, con cari amici russi. Quindi un bel privet. Privet cari amici, ben ritrovati nuovamente qui con noi, nelle nostre reazioni musicali che vanno a scoprire tutto il mondo e tutte le vostre canzoni, e, insomma, che ci hanno fatto anche innamorare della vostra lingua e delle vostre bellissimi cantanti, insomma, che ci accompagnano. E oggi andiamo a reagire nuovamente a un artista che ci ha accompagnato per tre reazioni, però l'abbiamo fatto sempre, diciamo, in duetto, quindi è stato bello perché l'abbiamo seguito con altri cantanti. E quindi parliamo nuovamente di Maxim Fedev, che oggi lo andiamo a reagire con Valerie, o Valeria in italiano, che è una cantante russa e anche fotomodella, una bellissima donna, ma una cantante che, insomma, ha vinto tantissimi premi anche in Russia. Infatti mi stranizza come mai non ci hanno segnalato questa artista da reagire, quindi andremo a sentire oggi appunto Fedev con questa canzone che si chiama Al limite, al limite. Scritta nel 2020, non capiamo bene se è stata fatta durante il Covid o altro, vedremo. Abbiamo letto il testo ovviamente e quindi siamo pronti per reagirla, però prima vogliamo, insomma, invitarvi a entrare nel nostro canale Telegram ufficiale che trovate in descrizione, dove noi abbiamo anche pubblicato alcune foto mentre che stavamo registrando, quindi anche tutti quelli che erano presenti, insomma, si rendono partecipi anche della nostra vita quotidiana e quindi anche tutto quello che facciamo, quindi sarete sempre aggiornati se volete venire a trovarci. In più di eventualmente supportarci, quindi con donation alert in basso potete supportare il canale e aiutarci. D'accordo, Laura, che dire, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo con questo fantastico artista che, con i suoi problemi tra l'altro anche di salute che ci hanno segnalato in tanti, proveremo a vedere con quest'altro artista, quindi tutto nuovo per noi, cosa andiamo ad ascoltare. D'accordo Laura, d'accordo, sei pronta? Prontissima. Andiamo. Всегда все поздно, теряя будто в первый раз свою любовь, и вот бесслезно опять давлю из всех на газ. Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век я понимаю с сожалением, то был любимый человек. Как разогнавшись до предела, узнать секунду по примете, ту самую, когда задела, ту самую одну на свете. Как разогнавшись до предела, узнать секунду по примете, ту самую, когда задела, ту самую одну на свете. Снова в это лето в толпе ищу ее глаза. И потеряв еще лет 200, верну в момент, когда влюбилась. Но жизнь-то не стоит на месте, лишь только я остановилась. Как разогнавшись до предела,
quanta tristezza in questa canzone, quanta voglia di incontrarsi, di toccarsi, magari dovuto appunto a quello che possiamo immaginare, interpretare su questa canzone, credo che sia stata, ma dico, perché vedevo anche la città vuota, magari mi sbaglio, però credo che sia stata proprio sotto Covid. E quindi magari l'impossibilità di incontrarsi, di toccarsi, di stare insieme. Grande Maxi Fedev, grande Valery, grandi artisti insieme. Poi Max Fedev ogni volta non so come, ma riesce a cantare, insomma, e abbinarsi benissimo al partner con cui canta, cioè nel senso riesce veramente a far sentire a proprio agio sia lui che la persona. Insomma, a me è stata una canzone molto, molto forte, con ritmi sempre molto alti, insomma, sempre con acuti, alti. Mi piace questo genere di musica, mi piace molto perché fa sentire proprio la voce, la bella voce e gli acuti di una persona, dove arriva. Insomma, è stato bello conoscere un'altra canzone di Fedev, insomma. Bello, è bello ascoltarlo, è bello, e ringrazio tutti voi, cari amici, che ce l'avete segnalato. Laura. Hai un video molto commovente, Davide, un triste ricordo sicuramente per tutti. Non lo so, il discorso questo che tu stai dicendo del Covid, essere magari rinchiusi e non essere stato magari con la persona amata in quel momento, e tutte le persone che l'hanno sofferto. È stata una cosa molto brutta, molto brutta. E comunque il video fantastico, perché veramente ci ha fatto commuovere tanto. E la voce di Maxine è fantastica, la voce di Valerie, un'altra donna che, anche se non la conoscevamo, sicuramente adesso farà parte del nostro viaggio, del nostro scatola degli artisti più bravi, soprattutto da Russia, che abbiamo fatto questo bellissimo giro in tutto il paese. Quindi stiamo trovando della musica, dell'amore, della riflessione, della musica patriottica, di tutto un bagaglio culturale molto Sì. bello, molto significativo, Davide. Sì, non ci stanca di sicuro la musica russa, non ci siamo abituati anche al tipo di musica che fate, appunto. Laura parlava prima del patriottico, sì, abbiamo ascoltato sia quello che la musica d'amore, quindi come questa, romantica, dolce, nel senso che ti culla, che ti riscalda il cuore, che ti fa sentire bene. E questi artisti, anche se sono in lingue diverse, in culture diverse, riescono a entrare nel cuore di ognuno di noi, anche in altre nazioni. Quindi è il bello di ascoltare tanta musica diversa e soprattutto cominciare a selezionare anche la musica. E del resto, quando per noi è più facile, perché abbiamo una bella comunità che siete voi che, insomma, ci consiglia. Quindi voi avete ascoltato, voi sapete quali sono le canzoni migliori e insomma ce le segnalate, e questi sono poi i risultati che ci emozionate, ci fate stare bene, insomma, e ci cullate col vostro affetto. Ed è bellissimo, non finiremo mai di ringraziarvi per quante volte, insomma, da quando ci siamo addentrati nella Russia. Sì, realmente questa canzone è unica e particolare. Realmente non so realmente se parla del Covid. Io ho visto che era il 2020, quindi il mio pensiero è stato a Sì. quello. Come il mio pensiero va, e questa è una cosa importante che dico da italiano, nel ringraziamento per l'aiuto che avete dato proprio voi, cari amici russi, all'Italia, proprio quando siamo stati in difficoltà con la prima ondata di Covid, che insomma abbiamo avuto molti morti. E allora la Russia è partita. E sono partiti, insomma, gli aerei, i carichi di strumentazioni che hanno salvato la vita a noi. Quindi poi non voglio fare polemiche, è soltanto un ringraziamento, attenzione, perché poi magari è facile dire: ah, ma adesso cosa, No, qua, no, di là. no, no. Non voglio fare nessun tipo di questione, ma voglio soltanto ringraziare il popolo russo per questo e chiuderla qui.
è sempre un ringraziamento per quello che avete fatto. Quindi, in ogni caso, sia vi ringraziamo per il canale che quello che avete fatto. Insomma, siete nel nostro cuore e voi lo sapete benissimo. Laura, che dire? Invitiamo a tutti i nostri amici. Te lo vorrei fare a te questa volta, di iscriversi al canale. Lo vuoi dire tu, Laura? No, Davide, direi che sta benissimo, lo Sta dice benissimo. benissimo. Allora, cari amici, iscrivetevi adesso nel nostro canale perché è importante, perché insomma fate salire anche le nostre iscrizioni, che il nostro traguardo è arrivare a 100.000 iscritti e poi continuare, ovviamente. Però siamo quasi arrivati, mancano circa 18.000 iscritti, quindi fatelo se non l'avete fatto. E commentate, mettete tanti mi piace e attivate la campanella delle notifiche, così che quando squilla la campanella noi arriviamo con un'altra canzone. Quindi, che dirvi? Un abbraccio forte e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao! Ciao!